con Stefano, che è un infermiere, ed è un infermiere che fa parte di Infermieri di Emergenza Territoriale, di cui è il cofondatore. Gli chiediamo di presentarsi come infermiere, di sapere qual è la sua esperienza infermieristica e poi quali sono le motivazioni che lo hanno portato a cofondare IET e qual è il suo ruolo all'interno di questa stessa associazione. Buonasera a tutti, mi chiamo Stefano, ho conseguito il diploma di infermieri nel 1991 ed ormai 20 anni lavoro presso il reparto di area critica, negli ultimi 13 anni, nello specifico presso la centrale operativa 118 di Vicenza. Il mio ruolo all'interno dell'associazione è di presidente pro tempore, in attesa dell'assemblea dell'anno prossimo, e insieme con i colleghi soci fondatori vorremmo contribuire, e personalmente vorrei dare proprio il mio contributo personale, a far sì che questa associazione prenda effettivamente vita, questo sarà previsto per il mese prossimo, in maniera tale da poter esprimere quelle che sono le nostre idee, che attualmente sono solo un concetto. Ok, proprio in questo senso vorrei chiederti in quale maniera intendete mettere in comunicazione gli infermieri delle diverse realtà che operano nell'emergenza territoriale. Useremo i canali che negli ultimi tempi sono messi a disposizione, cioè social network piuttosto che i siti web, ma molto farà parte anche la conoscenza personale dei colleghi. E cercheremo perciò di invogliarli ad aderire alla nostra associazione, di condividere i contenuti, di condividere le idee e soprattutto portare un contributo positivo e formativo all'associazione stessa. Bene. Per quanto riguarda invece l'ambito formativo ed educativo, nel vostro statuto è ben descritto l'intenzione di promuovere questi ambiti. Avete in mente qualche interlocutore privilegiato e già qualche cosa a riguardo? Sì, l'interlocutore privilegiato per quanto riguarda la situazione di infermieri di emergenza territoriale è l'infermiere stesso, però cercheremo di raggiungere il nostro obiettivo, che è il cittadino, anche attraverso il coinvolgimento di strutture diverse. Pensiamo ad esempio alle scuole, le comunità e perché no altri enti che comunque collaborano con noi per quanto riguarda l'emergenza, posso dire gli organi di polizia piuttosto che i vigili del fuoco, cercheremo di collaborare anche con loro per poter far sì di creare un progetto comune e condiviso anche con loro. Ok, in ultimo voglio chiederti, sai bene che esistono già in Italia altre associazioni che si occupano, altre associazioni infermieristiche che si occupano dell'ambito dell'emergenza. Qual è secondo te la motivazione che deve spingere un infermiere ad iscriversi a infermieri di emergenza territoriale? Sì, noi cerchiamo di far leva su quello che può essere il contributo che ognuno di noi come infermieri può voler dare e può voler spingere ad aderire alla nostra associazione. Difficile in questo momento poter confrontarsi con altre associazioni che magari da più anni operano in un campo come la formazione che magari percorre già in maniera del tutto autonoma. Noi siamo all'inizio, perciò confronti in questo momento è difficile fare, però vorremmo poter creare qualcosa di nuovo, di diverso e di stimolante proprio per far sentire il professionista infermieristico non solo professionista nell'ambito del proprio lavoro, ma anche nell'ambito divulgativo e formativo. Grazie Stefano, prego. In bocca al lupo per l'inizio di questa associazione. Grazie.